È vietato distrarsi, ma è concesso ed obbligo ammirare il paesaggio, unico come quello della Franciacorta, delle sue curve e delle sue colline. Territorio a cui la gara di regolarità organizzata dalla famiglia Vesco rende omaggio da 9 anni, portando nella primavera Franciacortina alcune delle auto storiche più belle di sempre. Sì, è una gara che abbiamo inventato 9 anni fa, cercando di coprire una zona in cui a Brescia non si svolgevano molte gare di regolarità. Brescia è famosa per le gare, soprattutto quelle di regolarità, perché ce ne sono circa 15 durante il corso dell'anno, ma 9 anni fa, appunto, quando abbiamo iniziato questa avventura, in Franciacorta non se ne svolgevano molto, se non qualche raduno amatoriale. Abbiamo deciso di sfruttare la zona, perché secondo me è una delle zone più belle del territorio bresciano, e crediamo che gli ultimi anni, con quasi 100 vetture al via, in questo ci premino, insomma. Gli equipaggi che si sono presentati al via della 9ª edizione del Franciacorta Historic, partita sabato 9 aprile dall'esclusivo Le Colombera Golf Resort di Castrezzato, per aggiudicarsi il primo premio e quindi il trofeo Ubi Banco di Brescia. Ma si gareggia sicuro perché? Perché tutti noi siamo un po' competitivi, no? Siamo un po' competitivi con noi stessi, siamo un po' competitivi con gli altri, per cui... però ci deve essere sempre quella logica del divertimento, no? Io in queste manifestazioni la prima cosa che cerco è il divertimento, un po' di adrenalina, un po' di competizione e stare insieme a degli amici, perché poi i gruppi siamo poi diventati un po' tutti amici in queste cose, no? Quindi ci troviamo, ci divertiamo, ci sfottiamo vicenda, naturalmente, perché questa è una delle altre cose che si fanno quando ci sono queste gare, insomma. Tante corse, sì, qualche centinaio, perché sono 27 anni che faccio queste manifestazioni, per cui la passione c'è, i risultati ormai un po' meno, sai, diventando anzianotti, per non dire vecchi, cambiano un po' le cose. Largo ai giovani, dai, che hanno più riflessi. Come tutte le cose, se si vogliono far bene ci vuole impegno, ci vuole costanza, ci vuole amicizia, feeling, come tutte le cose, andare d'accordo col proprio partner, anche in famiglia magari, è sempre molto importante, quindi ci vuole un po' di allenamento, un po' di impegno e di feeling con il proprio partner. Un anticipo di gara si è tenuto venerdì all'autodromo di Franciacorta con il secondo trofeo Centro Porsche Brescia Gruppo Saottini Auto, vinto da Michele Cibaldi e Andrea Costa su Fiat Gilco 1100 Sport del 1948. La passione nasce da mio padre nel 1980 e qualcosa, quando partecipò alla prima Mille Miglia, alla rievocazione della Mille Miglia, e da lì mi appassionai anch'io. Io ero piccolino, ma vidi sempre mio padre e mia madre a fare queste garette, che al tempo era solo la Mille Miglia, poi sono diventate sempre più, e da 24 anni partecipo alla Mille Miglia e da 24 anni corro le varie gare nel bresciano o nazionali, per diletto, soprattutto per metterci alla prova, per ridere e scherzare anche insieme. La prendiamo sempre con lo spirito goliardico, perché deve essere un relax e un divertimento in un mondo che è diventato sempre più competitivo. Noi ci divertiamo sempre comunque, il risultato è importante sì, ma è secondario. E dopo il prologo di venerdì, la gara è entrata nel vivo sabato mattina con le ultime verifiche sportive e tecniche prima della partenza e la consegna del roadbook. Controllato tutto, inserito tutto, speriamo che vada bene. Quasi, siamo in fase di meditazione e concentrazione. È la nostra gara nera,
dell'anno, perché Franciacorta anche nelle edizioni precedenti è sempre successo qualcosa di, o il pilota o la macchina hanno sempre avuto qualche problema. Speriamo quest'anno di rompere questa catena negativa e di incominciare bene l'anno. Pronti per la partenza, il tempo ci aiuta, speriamo che ci sostenga, vediamo di fare una bella gara. Che cosa un copilota non può dimenticare? Non può dimenticare il cronometro, il mediometro, la biro e soprattutto il cervello, nel senso che il ruolo del copilota spesso viene un po' trascurato, perché si dice bravo il pilota e mai il copilota. Io lo so perché ho conosciuto Michele 7-8 anni fa, più o meno abbiamo cominciato a correre assieme per gioco, perché come diceva lui per noi è un gioco e deve restare un gioco, e ne ho combinati di tutti i colori. Però come diceva Michele, siamo amici, quindi ci rispettiamo, ci divertiamo, e quello che il copilota non può mai lasciare a casa è la testa, perché il radar comunque è da leggere e le indicazioni non sono da sbagliare. Hanno così iniziato ad accendere i motori le 90 bellezze a quattro ruote, di cui 26 risalenti all'anteguerra, un record per la gara franciacortina, oltre ad alcuni veri e propri gioielli degli anni 50. Abbiamo il grosso, chiaramente, che sono concorrenti bresciani, anche perché questa è la prima gara di un criterium bresciano di regolarità, che è una sorta di circuito che comprende 7 gare sul territorio, nella provincia. Questa è la prima, poi durante l'anno, fino a ottobre, ci saranno le altre 6. Partita, il primo equipaggio sta superando il primo metro dei 130 chilometri del percorso della nona edizione della Franciacorta Historic. Impegnativa, prove molto tirate, complimenti al mio navigatore che è bravo, e complimenti alla organizzazione, proprio una gara molto tosta, dai, molto impegnativa. Tecnica impegnativa, molto molto bella. Come sta andando la gara? Benissimo. Finora sembra tutto bene, tutto regolare, il tempo, le prove bellissime, andiamo avanti. Sta andando bene, bene. Speriamo che non piova, con questa macchina la perdiamo tutta. Una gara tutt'altro che semplice, costruita per essere affrontata da piloti e navigatori esperti e pronti ad intercettare le insidie e i passaggi più complicati del percorso, che dalla bassa bresciana a Castrezzato ha attraversato la Franciacorta, sfiorato le acque del lago di Iseo e ritorno, puntando nuovamente dritto al traguardo. Le prove cronometrate disposte lungo i 130 chilometri di gara, che hanno messo a dura prova gli equipaggi, a cui si è richiesta grande precisione. Tutto bene, ci siamo persi un po' di volte, ma va bene. Ci si perde perché? Perché il copilota non è bravo, per quello. Sempre colpa del copilota, sempre.
Una gara bellissima a livello di competizione di prove cronometriche, bella, molto bella, cioè Andrea Vesco che le ha sistemate lui sicuramente, ha fatto una cosa eccelsa, quindi grande tecnica per questa gara, divertente. Passando nei centri abitati, posti stretti così, ci sono dei dossi di suosori diciamo che sono numerosi. Un percorso molto navigato e molto nervoso e quindi bisogna non avere nessuna disattenzione altrimenti si va fuori gara. Però questo non è una critica, è solo una gara impegnativa, quindi bisogna far bene. Teniamo apposta, quindi speriamo di intanto abituarci alla macchina e abituarci a passar bene, speriamo. Una gara molto bella, un po' tiratina dal punto di vista della competizione, con alcune prove studiate appositamente difficili, però utile anche a conoscere questo territorio fantastico che è della Franciacorta. E per la sua accuratezza il Franciacorte Historic è a tutti gli effetti un vero e proprio banco di prova per chi si prepara a correre la mille miglia. Assolutamente la mille miglia è l'impegno principale per molti regolaristi, quindi nel stilare le tappe di avvicinamento di un calendario di gare, questa rientra in una di quelle più vicine, quindi per qualità del percorso e per numero di prove sicuramente è un buon test in vista appunto della gara che si svolgerà fra una trentina di giorni. Un allenamento per la mille miglia, né? Ci stiamo allenando, abbiamo un nuovo navigatore, se mi trovo bene va bene così, dai, speriamo anche del tempo. Aggiudicato per la mille miglia. Speriamo, l'ha fatta tre volte, spero che faccia quattro. Va bene. Sì, non con questa macchina, però l'hanno presa una Lambda del 27 e anche lì speriamo vada bene. La mille miglia è la mille miglia, ce n'è una sola di gara, io ne ho fatte qualcuna, quindi quest'anno non ci sarò, però è bellissima lo stesso partecipare a queste gare sul nostro territorio che è molto che è meraviglioso, no? Abbiamo poi un'organizzazione che è sempre al top, perché con Roberto e Andrea sappiamo che la gara sarà sempre una gara molto tirata, molto divertente, spettacolare, come del resto noi richiediamo in queste occasioni. Ci troviamo in Franciacorta, da dove la carovana riparte per questa corsa che mescola la bellezza delle quattro ruote con la bellezza del territorio bresciano. I marchi automobilistici presenti alla nona edizione della gara, 6 le nazioni rappresentate. Abbiamo avuto anche piloti esteri, dalla Svizzera, dall'Australia, un argentino, quindi è una gara che è sempre stata abbastanza italiana, ma che probabilmente sta creando curiosità anche nei piloti stranieri, alcuni dei quali faranno anche la mille miglia. Una conferma per gli organizzatori e una competizione che si è fatta ancora più serrata per i suoi partecipanti.
Ho arrabbiato col signore qui, 53 Lancia, quella grossa macchina che mi ha tagliato la strada dopo aver pranzato, mi ha fatto perdere tre controlli, 900 punti di penalità, gratuiti. Non sapeva il regolamento, lui pensava che fosse un controllo orario, invece era una prova proprio da continuare. Dilettanti sono, dilettanti. Una gara veramente piacevole, oltretutto le prove messe in modo tale per cui non erano così semplici, perché non erano le solite prove a 20 metri dove vedevi dove dovevi arrivare. Facevi un salto dal buio perché la prova non sapevi dov'era, di conseguenza dovevi giostrarla. Io sono stato molto soddisfatto di questa gara, al di là del risultato è stata veramente una bella manifestazione. Piloti e navigatori si scorgono poche donne, ma non mancano i giovani che si mettono alla prova con qualche difficoltà. Non è andata benissimo, questo è poco ma sicuro, però è stato un bel giro, una bella organizzazione e ci siamo goduti una giornata diversa dal solito. Che cosa non è andato? Devo essere sincero. Navigatore. Mi assumo qualsiasi responsabilità, oggi è stata colpa mia. Porterò a casa una sconfitta personale più che di team. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio dopo una gara sul filo del centesimo di secondo, il giovane Edoardo Bellini, classe 1994, insieme al suo copilota Roberto Tiberti, su Fiat 508C del 1938. È stata una gara bellissima e non avevamo dubbi perché Andrea Vesco e Roberto Vesco sono sempre veramente tra i migliori a organizzare questi tipi di gare, e poi siamo stati fortunati anche col tempo rispetto delle previsioni. E veramente una gara eccellente sotto tutti gli aspetti. Ci sono stati dei momenti di difficoltà, avete poi recuperato, è andato tutto bene? Sì, diciamo che c'è stata una parentesi un po' complicata, soprattutto considerando la macchina con cui partecipavamo. Eravamo in gara con una Fiat 508C del 38 e chiaramente alcuni tratti di salita particolarmente ripida hanno messo a dura prova la macchina e abbiamo sbavato un pochino su alcune prove, però siamo riusciti poi a ricomporci per le ultime e alla fine è andata bene. È un percorso che conoscevate già, l'avevate studiato? È una gara che abbiamo fatto diverse volte, ma ogni anno gli organizzatori ci sorprendono con dei tracciati diversi e soprattutto con delle sorprese sulle prove speciali, e devo dire che comunque è stata una gara bellissima e che richiede rispetto alle altre un'attenzione particolare, non puoi mollare nemmeno un secondo altrimenti l'errore arriva e non si riesce ad ottenere questo risultato che è stata una grande vittoria. A Bellini Tiberti è andato quindi il trofeo UBI Banco di Brescia. Eccellenza e tradizione sono principi che guidano UBI Banco di Brescia. Con queste sponsorizzazioni il nostro istituto ribadisce la volontà di promuovere e sostenere le eccellenze che valorizzano il nostro territorio e lo qualificano a livello internazionale, coinvolgendo top driver che possono godere e ammirare i luoghi più suggestivi che può offrire l'Italia, come la Franciacorta. Oggi Franciacorta Historic, a maggio la Mille Miglia, una rievocazione storica che testimonia come solamente coniugando tradizione e modernità si possono affrontare al meglio le sfide del futuro, e UBI Banco di Brescia prosegue su questa strada.
territorio della Franciacorta è un territorio importante per noi. Ubibanco di Brescia vuole essere vicina alla Franciacorta Historic perché comunque è un segnale di rappresentanza del territorio bresciano, esprime le qualità del territorio bresciano, qualità, perseveranza legata alla passione e oggi è proprio l'esempio classico, l'innovazione legata al territorio. Vogliamo essere vicini non solamente per lo sviluppo economico del territorio, vogliamo essere presenti anche in questi eventi culturali e storici e per questo non sarà l'ultimo. Competizione, storia e passione non sono mancate nella lunga giornata di gara che ha visto confrontarsi al volante i veterani delle corse storiche e i giovani piloti. Fantastica, ci stiamo divertendo un casino, questo è l'ideale, poi dopo i punti va bene, stiamo provando la macchina, è già la quinta, sesta volta che la facciamo, però ci sono sempre posti, ogni volta scopri qualcosa di nuovo, quindi è bello. Nona edizione ha molti appassionati proprio perché, conoscendo bene gli organizzatori, sappiamo che cosa si trova, no, in queste manifestazioni, in queste gare, per cui veniamo sempre molto volentieri e il numero, come vedete, è importante. Beh, rimangono tanti bei ricordi, tanti ricordi piacevoli di tante giornate passate con amici in compagnia e in posti molto belli. L'importante è arrivare, ecco, questo diciamo già c'è la tua soddisfazione. Poi vedremo la classifica, se non siamo ultimi siamo soddisfattissimi. Siamo arrivati, siamo contenti, nonostante gli sbagli che abbiamo fatto, però va bene così, l'importante è divertirsi. Sul percorso non abbiamo rilevato grossi problemi, i concorrenti sembrano soddisfatti, abbiamo ricevuto diversi complimenti, questo ci fa molto piacere perché lavoriamo molto per questo evento. Nona edizione della Franciacorta Historic, è stata una gara lunga, impegnativa, ma ricca di emozioni e anche di qualche sorpresa.